Buonasera. E buongiorno. E buongiorno. E buon pomeriggio. Com'è? A radio ascoltatori di Radio Voce Amica, questa è la prima diretta o indiretta, diciamo, che stiamo cercando di fare. Qui è Maurilio che vi parla. Poi c'è Manuel che diciamo che presenta, e poi alla mia sinistra c'è Maggie che diciamo. Diciamo. Dalla redazione c'è il nostro caro Paolo Bosch, che qui preghiamo di non mandare tutto in fumo. Come già ci è capitato qualche altra volta. E per riprendere per una cosa a livello burocratico c'è il nostro Mario che sta riprendendo casomai. Ci arrestano, abbiamo le prove. Facendo niente di che. Mario che ringraziamo come sempre. Infatti, perché sì, è vero, è vero. Paolo ringraziamo che non ci ha dato fuoco. Mario bisogna ringraziarlo perché... E a Mario ringraziamo che non ci arrestino. A parte gli scherzi, a Mario dobbiamo un grande grazie, perché se non ci fosse Mario a quest'ora non eravamo qui. Ci veniva dopo 5 minuti, un altro. Va bene, allora passiamo alla concretezza. Che faremo oggi? Oggi racconteremo, è da sottolineare però, la canzone in sottofondo. Vabbè, lasciamo stare. E qua ne sera va con la cantina, e me ne esco che quasi mattina. Mi sombria cura mattina sera, capo ma sento sempre leggero. E qua ne sera va con la cantina, e me ne esco che quasi mattina. E ogni sera mi bevo un fiasco con fiaschettino, e io son lasco, ma quando so briaco fino, un fiaschellasco e io son chi. I carciofi per farcirli. A parte, preparate il ripieno con formaggio pecorino grattugiato, mollica di pane, pezzettini di salsiccia, prezzemolo e pepe macinato, e amalgamare il tutto con le uova finché l'impasto non sarà sodo. Ma la cosa fondamentale che qui non hanno detto, la roba si mangia. Vai, chi tu di cosa parlerai? Parlerò di un grande amico di De André, Don Andrea Gallo, che appunto ha fondato una comunità a Genova, San Benedetto del Porto, al porto di Genova. Di Genova. Sicuramente a Genova l'avrà fatto. Abbiamo detto che dagli errori si praticamente si impara, ma noi quando imparamo, Gigi? Piano piano si impara. Speriamo. Dici un po' com'è andata, che magari è stata pure sfortuna, perché a volte basta cadere un po' di voria, che noi aglio lo frid pure zero quando gioco. Adesso un sole. Sicuramente, è vero, questo anche influisce. Gigi, ce la puoi raccontare un po' com'è andata la partita del... Quando è stata? Quando ho giocato? Domenica adesso? Sì, io 20 c'ero... ottobre. Sì. Bene. Com'è andata? Al campo comunale Gaetano Cappelli di Caggiano si è svolta la prima partita di campionato della prima categoria. Allora, è colpa mia, ha detto l'arbitro. Anche il teatro degli orrori qui a Radio Voce Amica. Adesso gradualmente, perché è molto bella e molto sentita. Stiamo parlando di Amico Fragile. È un incrocio tra poesia e rock, una fusione spettacolare proprio di De André. Sto parlando del live con la PFM, è un live che ha cambiato veramente la storia della musica italiana. Qui a Radio Voce Amica, articolo 31. Vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, il sorriso col suo ghigno peggiore. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi ringraziamo gente che passa e che va. Beh, ringraziamo a quelli che siamo qui presenti, ci ringraziamo senza fare nome più, perché già abbiamo fatto a sufficienza, non vogliamo avere lode o qualcos'altro. Ci ringraziamo e vi ringraziamo per l'ascolto, e lasciamo al testamento di Tito, di De André, e vi diciamo alla prossima. Alla prossima. Bene.
se va. Arrivederci alla prossima. Sai che ci facciamo viaggi, ma sognare che ci rende sagge. Uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa. Ragazzi della crisi dei valori, riempiamo il diario coi pensieri migliori. E non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque ha sofferto. E siamo uguali da Milano a Bari nonostante Umberto. C'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà, chi ha il cuore spaccato a metà. Chi della terra è stufo, il cielo cerca gli UFO, che al giorno ci ha rifiuto di tornare da cupo. E non vogliamo più eroi, nessuno.